Però guarda com'è bello che ragazzi e ragazze, noi lo stiamo imparando adesso in Italia, ragazze e ragazze che giocano insieme. Sì, sì. Secondo me è un elemento fondamentale. In Italia per tanti anni non è stato così ed è stato un peccato. Invece qua c'è una cultura dove io allevo anche le bambine. Ecco, tantissime bambine nella mia scuola. Anche in Italia adesso, finalmente. Wow, lui si è portato il pallone a casa, come si dice. Portato a casa, sì. Ce ne aveva due. Ma non bisogna assolutamente la ragazza, come si chiama, bisogna che abbia una grinta pazzesca. Sì. Non a caso anche lei. Eh certo, indossa la maglia del Milan, è certo. Aiuto, ma è importante anche che le squadre italiane si facciano vedere negli altri paesi, proprio iniziando dalle giovanili più giovanili, no? Questi sono sì. Più basse in quel livello pulcini italiano, cioè sono proprio piccolissimi. Noi nella nostra squadra teniamo bambini di 3 anni. Che in Italia non si fa, per esempio, in Italia inizia con 5-6 anni. Però perché no? 3 anni comincia a insegnare già qualcosa. Grande gol! Bravi, fantastico, va bene. Bravi. Sugoi. Isho, Isho. Sì. Okay.